Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Tilcomai. A cosa serve? Tilcomai è un medicinale veterinario a base del principio attivo tilmicosina più chetoprofene, appartenente alla categoria degli antibatterici macrolidi e nello specifico macrolidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Laboratorios Maimosa. Tilcomai può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratorios Maimosa, concessionario. Laboratorios Maimosa, ricetta. RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo. Tilmicosina più chetoprofene. Gruppo terapeutico. Antibatterici macrolidi. Forma farmaceutica. Soluzione. Confezioni. Tilcomai 300 mg/ml più 90 mg/ml. Soluzione iniettabile 1 flacone da 100 ml. Principio attivo. 1 ml contiene tilmicosina 300 mg e chetoprofene 90 mg. Indicazioni. Per il trattamento della malattia respiratoria bovina, MRB, associata a pirassia dovuta al all'anemia emolitica sensibile alla tilmicosina. Posologia. Solo per uso sottocutaneo. Utilizzare 10 mg di tilmicosina e 3 mg di chetoprofene per chilogrammi di peso corporeo, corrispondente a 1 ml del medicinale veterinario per 30 kg di peso corporeo, solo in una singola occasione. Prelevare la dose richiesta dal flaconcino e rimuovere la siringa dal lago, lasciando lago nel flaconcino. Quando deve essere trattato un gruppo di animali, lasciare lago nel flaconcino per prelevare le dosi successive. Tenere fermo l'animale e inserire un ago separato sottocute nel sito di iniezione, preferibilmente in una piega della pelle sulla cassa toracica dietro alla spalla. Attaccare la siringa al lago ed effettuare l'iniezione nella base della piega della pelle. Non iniettare più di 11 ml per sito di iniezione. Per garantire una corretta posologia, determinare il peso corporeo nel modo più preciso possibile per evitare sottodosaggi. Avvertenze. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario. L'uso del prodotto deve prendere in considerazione le politiche antimicrobiche ufficiali, nazionali e regionali. Ove possibile, l'uso del prodotto deve basarsi sui test di suscettibilità dei batteri isolati dagli animali. Non superare la dose o la durata del trattamento indicata. Adoperare cautela negli animali disidratati, ipovolemici o ipotesi a causa di un rischio potenziale di maggiore tossicità renale. Un uso del prodotto diverso da quello indicato nelle istruzioni fornite può aumentare la prevalenza della resistenza batterica alla tilmicosina e diminuire l'efficacia del trattamento con altri antimicrobici macrolidi a causa del potenziale di resistenza crociata. Tempi di sospensione. Carne e visceri. 93 giorni. Latte. Uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.